secondo tempo la partita sia un po' aperta e giocarsi la partita sul piano tecnico con una squadra come la Ternana non è buona cosa. E infatti nel gioco attacco io, attacchi tu, la Ternana individualmente ha un potenziale alto in cui ti può far male in qualsiasi momento, e quindi l'aver perso un po' di equilibrio ha condizionato un po' il secondo tempo, che poi abbiamo avuto una grandissima forza d'animo nel ribaltare il risultato dall'1-0 al 2-1. Secondo me se riuscivamo, e non si è riusciti, se riuscivamo a tenere un quarto d'ora quel risultato con i denti un po' più stretti e con le maglie dei reparti un po' più chiuse, saremmo secondo me riusciti a portare a casa qualche punto. Non è stato così, però rimane una buona prestazione, dispiace, si va avanti, si sta bene, lo so, quando si vince, quando si perde bisogna cercare di imparare da questa partita il più possibile.